Future Education Modena, che è un centro di ricerca e sviluppo sui temi dell'educazione e delle tecnologie. Quello che facciamo noi qui ha un nome all'estero, si chiama EdTech, e ha un interesse specifico, quello di comprendere come gli spazi aumentati dalle tecnologie possono incidere, in che modo possono incidere sul processo di apprendimento. Oggi ci troviamo con tanti graditi ospiti. In questo momento siamo qui con il professor Pier Giuseppe Rossi, a capo del Dipartimento di Eccellenza delle Scienze dell'Educazione dell'Università di Macerata, oltre che membro, ci spiegherà lui cos'è SIREM, e qual è l'azione delle università, che studiano i processi di apprendimento in Italia. Buongiorno Pier Giuseppe. Ciao Donatella. Allora, oggi ci troviamo a discutere di una questione molto importante, cioè della relazione tra le persone e le macchine e le tecnologie nell'ambito dei processi di apprendimento. Il digitale non è estraneo al nostro sistema scolastico da diversi anni, da tanto tanto tempo. Chi in maniera un po' più pionieristica, chi in maniera più strutturata, anche in funzione di alcune policy pubbliche. Io stessa ho partecipato alla redazione del 2015 del Piano Scuola Digitale, e insieme a Damien abbiamo lavorato per tanti anni alla sua realizzazione di questo piano molto organico. La scuola italiana, diciamo, ha lavorato negli ultimi anni sul tema delle tecnologie. Qual è il tuo pensiero? Cosa pensi su questo? Penso che grazie anche al vostro piano la scuola si è trovata in questo momento con delle basi, con dei supporti e con un punto d'accesso di competenza dato. Alcune strutture erano date. Nello stesso tempo, questo periodo di 3 mesi di lockdown ha dato una scossone enorme, nel senso che ha costretto molti a sporcarsi le mani. E ha tolto quella paura di avere un rapporto con le tecnologie. Molti ancora, pur essendo fatto molto lavoro, molti ancora erano esterni oppure le toccavano con paura. Ecco, ha dato quella possibilità, ha modificato il rapporto. Emerge dal contatto con tutte le scuole, cioè questi 3 mesi hanno fatto per 10 anni. Nello stesso tempo, però, hanno anche fatto capire che non è possibile fare il lavoro col digitale solo trasferendo quello che facciamo in classe. Certo. Uno dei primi problemi che abbiamo avuto è dei docenti che le prime volte facevano in videoconferenza quello che facevano a lezione. Sono venute fuori delle situazioni, dice, ma perché non mi stanno attenti? Ma vanno in giro, fanno di tutto. Ed è stato interessante perché ha costretto, questi 3 mesi hanno costretto gli studenti a ripensare alla didattica. Perché si sono accorti che quelle modalità operative loro le vivevano ormai in modo quasi implicito, come se fosse l'unico modo di fare, senza comprendere la valenza di quelle questioni. Come anche questi 3 mesi hanno costretto gli studenti a capire il valore della scuola. Sì. Cioè, le cose più belle sono questi che rientrano adesso con l'entusiasmo di tornare. Ma ritornando ai docenti, secondo me c'è stato un salto di qualità, non solo sul digitale, ma sulla didattica. Ho capito. Quali sono le lezioni che sono venute meglio? Sono venute meglio quelle lezioni, quegli insegnanti che hanno poi strutturato tra asincrono e asincrono, limitando lo spazio del sincrono, perché non puoi stare ore e ore, e dando anche uno spazio di relazione nel momento del sincrono. Per esempio, nella scuola primaria hanno deciso che il sincrono non era tutta la classe, perché non potevano parlare tutti, si sovrapponevano. E l'hanno fatto per gruppi di 5-6 persone, dando invece la consegna in modo chiaro all'inizio. Quindi magari il percorso era di 3 o 4 giorni, si iniziava con un video, con un asincrono, con un testo in cui erano date le consegne, poi gli studenti lavoravano a casa e non in un ambiente protetto come la scuola, e poi c'era il momento del feedback in cui Collettivo. parlavano e tutto quanto. Un altro aspetto di cui si sono accorti è che dare la consegna all'inizio richiede molta più competenza, perché devi dire tutto. Molti mi hanno detto: mi sono accorto che in realtà io sono molto poco chiaro quando do le consegne. Ma perché è poco chiaro? Perché poi le modifichiamo man mano,
durante l'esecuzione intervenendo. Non posso più intervenire, io devo pensare tutto prima. E Quindi, quindi anche diciamo, questo. i due aspetti salienti sono stati da una parte la consapevolezza del ruolo della struttura della scuola come esperienza lunga durante tutto il corso della giornata, per entrambi, soprattutto per gli studenti e i genitori, ma per tutti, appunto che la scuola non si concretizza semplicemente con un processo di trasferimento di conoscenza, ma è appunto un'esperienza di vita molto più, cioè lo sapevamo ovviamente già tutti prima, ma è diventato più esplicito per chi la subiva, diciamo, gli studenti magari non ne erano pienamente consapevoli e i genitori magari non erano pienamente consapevoli dell'esperienza scolastica e di quello che comporta costruire questa esperienza di struttura. E d'altra parte, per i docenti, una consapevolezza sui tempi della costruzione del metodo che in presenza possono essere modificati. Possono essere aggiustati e invece in esperienze digitali hanno bisogno di un'organizzazione diversa. Tieni conto anche di un'altra cosa, questo fatto di non essere presente del docente durante le attività dello studente ha costretto lo studente ad essere responsabile di se stesso. Certo. È cresciuta molto la responsabilità degli studenti, ma è cresciuta anche la fiducia dei docenti e degli studenti. Si sono accorti che gli studenti si può dare più autonomia. E Ecco. non è poco, perché tutti gli discorsi che noi stiamo facendo da anni puntano molto proprio sul ruolo più attivo dello studente. Ma Certo. un ruolo più attivo avviene se il docente ha fiducia che lo studente possa muoversi. Ecco, molti docenti mi hanno detto: noi non dobbiamo, adesso che ritorniamo in classe, perdere questa fiducia e dobbiamo ripensare le nostre attività dando più spazio agli studenti. C'è tutto un discorso di coprogettazione che a questo punto può mettersi in atto. Cioè, molti docenti pensano che sia difficile concordare, condividere, non solo dare spazio, ma condividere il processo. Ecco, secondo me, questo un po' ha rotto rispetto al passato. Maggiore consapevolezza, come dicevi tu, dei genitori. I genitori sono stati coinvolti e si sono accorti che insegnare è molto diverso da Esatto. trasferire. Cioè, ci sono dei genitori che mi hanno detto: mi sembrava stupido mio figlio, gli dicevo le cose e non me le capiva. Poi mi sono accorto che poi, se è arrivato tu, docente, gliel'hai detto in quel modo tale che ha attivato lo. Allora ho capito che il problema era mio e non di mio figlio. Si è capito che quello del docente è una professione specializzata, ecco. Esatto, e non è poco, non è Questo è poco. poco. Ascolta, Pier Giuseppe, se tu sei d'accordo, io sentirei Cecilia Weissman, Niklas Melin, Cecilia da Mindset Israele, Niklas da EdTech Sweden, in Svezia, e poi Edoardo Montenegro, che è un italiano che ha avuto un'esperienza e l'ha tuttora di startup EdTech in Italia e che ora è in Danimarca. Lancerei i loro contributi e dopo ci ritroverei insieme qui per commentarli. Con piacere li ascolto con molto interesse. Hi Cecilia, how are you? Hi Donatella, nice to see you. Nice to see you. Thanks for being here. I just wanted to ask you, we know each other since a few years, and we've been working together in the EdTech sector for this bilateral task force that we've been trying to create and to nurture over the years through the sponsorship of the embassy in Israel, Italian embassy in Israel. But we know a lot about your work globally, about the EdTech sector, and I wanted to ask you your opinion about the role of EdTech considering the lockdown time. What is your opinion? Was it successful? Was it helpful? How was it? Okay. Unfortunately, Donatella, 2020 has been a very tough year for societies around the world and for education especially. I think there's two sectors that dramatically had to respond to the public, which is health and education. Besides the economic problems, these two sectors not only suffered economically, but they had to give an immediate response to the citizens. And they were not prepared. Education was not prepared at all, regardless of what country you're talking about. So it's been very dramatic. We lost what we call the schooling infrastructure.
even though today we are in the digital world, all the digital space for education was sort of a complement, was really never integrated in the educational system. So the moment that we don't have the schooling infrastructure, everyone was lost. The teachers were lost, the principals were lost, the Minister of Education, everyone was lost because they didn't know what to do without the school. On top of it, the parents at home were given a role that they never had. They always helped their kids, but suddenly they were the main protagonists of providing everything to kids. So it was a huge confusion. On the other hand, in EdTech, we do see this year as a sort of living lab. We've been talking for years, Mindset, for example, for 8 years that we've been trying to think how the world would be when the digital age finally arrives to the educational infrastructure. Suddenly, it is here. We were forced to enter the educational digital age. Mm. Not prepared, but we are there. We are there. So it's been a huge opportunity for EdTech, a huge living lab for EdTech. So what happened in the beginning, I think, not to be very critical, is that people did not understand what schooling was about. So everyone was providing solutions that had to do with content. Okay. People think students that at home, the only thing that is important is to give content. People forgot about social emotional interactions, about the lack of infrastructure, about the lack of an adult really prepared for that. So EdTech now is stepping up. We've seen a huge amount of investment in EdTech startups. So actually, with all the bad things, this year it's a huge year of opportunity for EdTech to step in and to show the world that actually what we need are agile solutions that understand the digital age and what that is what EdTech is about. The point that you make about structure, we've been fighting structure for a lot over the years. We were always pointing that the learning process should be central and not the schooling. But we realized this year that schooling is more than learning. It's an environment, it's a community, it's a social interaction. And it was clear this year when students were let alone, they were treated as individuals, parents were alone in their new role, and teachers had to cope into this interaction that they were not really prepared to, that school was providing implicitly. It was not evident that really was happening. So and we realized that digital by itself cannot provide this infrastructure. Exactly. There's, for example, there's the recess, the break of schools. Actually, educators never really paid attention, but that's where kids develop social skills. While they are within the family or with the teachers, they are not developing. They develop social skills and emotional interaction during the break, during the recess. Suddenly, kids didn't have that anymore. Indeed. So indeed. All these factors, we took some time for everyone to understand. And I think that's where EdTech can provide an agile, quick solution. Mm-hmm. What you in Modena, we in Israel have to provide is the places where these startups can validate, test, being in constant communication Indeed. With educators and students to provide credible and relevant solutions. A relevant solution which have the full picture, so not just to convey a discipline and knowledge related to a discipline, but the experience that has, you know, many aspects, not only the learning aspect as a whole process, not just the to convey a single disciplinary knowledge. This is extremely interesting. Thank you, Cecilia. Thank you for being here. You're very welcome, Donatella. Ciao.
Cecilia ha toccato degli aspetti molto rilevanti che riguardano il contenuto stesso, il punto focale dell'esperienza educativa formale, che evidentemente nella prima parte dell'età scolare è assimilata al cosiddetto schooling, cioè all'attività che riguarda la quotidianità fatta di routine e di strutture sociali che accompagnano il processo di apprendimento. Si è fatto tanto dibattito in Italia su quale fosse la routine da preservare durante il periodo del lockdown e come diceva Cecilia, il fatto di riproporre all'inizio del periodo di lockdown, delle esperienze di apprendimento che fossero molto molto concentrate sul trasferimento di contenuti, inevitabile perché appunto si voleva mantenere l'attività di apprendimento viva, ma che inizialmente tralasciavano forse un po' la parte socio-emotiva tutta la routine dell'esperienza completa dell'apprendimento formale, è stato un punto molto interessante da approfondire per le soluzioni tecnologiche del settore tech. Le tech, appunto, come gruppo di tecnologie che possono essere di supporto alla pedagogia e al processo di apprendimento, alla learning experience, allo student journey, possono essere sia delle opportunità, ma se prese in maniera isolata, se prese come mezzo di comunicazione e non come complemento al processo di apprendimento, possono appunto essere vittime o strumento di un impoverimento del processo di apprendimento. E quindi l'uso ricco delle tecnologie è sulle spalle della persona, cioè del docente o del studente o del genitore che si sono trovati nella prima metà dell'anno a dover ricostruire quella struttura emotiva e sociale, che era andata persa appunto per l'isolamento forzato. Io continuerei il percorso di mappatura di esperienze. In questo momento andrei a chiedere a Niklas in Svezia cosa è successo durante il periodo di lockdown e qual è la sua visione sulle tecnologie tech e sul loro futuro. Hi Niklas, thank you for being here with us. We are part of the same group of stakeholders at the European level, and I've been able to meet Niklas in various events. Niklas is representing, or in general, is an actor of the Swedish tech sector, and he's here today both to speak to explore with us what happened and how a tech had a role during lockdown periods, during a COVID time, and also to elaborate what is the status of a tech in Sweden, and in general, what is his thought about the role of technologies in learning experiences. So, good afternoon, Niklas. Thank you for being here. So, what happened in Sweden during lockdown time? We didn't really go for a societal lockdown in Sweden. We had a different approach. Majority of schools were open as more or less as normal, of course, some distancing and so on, and adapted the environment and so on. But in general, the kids went to school. For the older ones, grade 10 to 12, schools were closed, and they were doing homeschooling. And that, to everybody's surprise, it worked very, very well. No one could imagine that it would work that well. So what's the reasons for that? I think everyone was, of course, committed to solve the situation, and there was no time to think about if it was one way or the other, or
it was just to solve it. And then also a part here is that the access to technology is very good for okay. Swedish students in the school. The Swedish school system is completely free of charge to join as a as a pupil and as a student. From you do first grade all the way through university. The only thing you pay is your textbooks, etc., at university. But before that, everything is free of charge and is prohibited by law to charge anything. That includes the computers, and there have been a number of year program in Sweden to make sure that all students has their own laptop or iPad, so a device with a reasonably sized screen. So it is provided by the state, a device which is... No, it's provided by the school. Okay. The schools are operated, I don't know the exact figure, but it's maybe 300 to 500 individual organizations that operate schools in Sweden. Okay. Primarily, it is the municipalities. So the municipality operates the school. They have they are sort of independent in the way they do it, but they need to comply to the national curriculum. Okay, I understand. They have to follow the directions from the government or the authorities. But they don't necessarily get additional funding when new initiatives are launched. So kind of there has been a debate that the municipalities have felt that they need to go digital in schools, but they have not got the corresponding funding from the state. So the point is, students in Sweden from first grade to university, they do have the availability of a device of a reasonable size, maybe with a keyboard that allows a certain kind of interaction for educational purposes. So not only a touch screen, but something that can create a rich interaction with technology. So the level playing field among students is it's clear, it's there. And then, of course, there are differences between schools and municipalities, but in general, it is a good base. Then also, there is schools are using typically either Google Classroom or Microsoft Teams. Okay, so they do have an infrastructure where to operate. So that's the situation in that perspective. But then also, what happened then when the older students went for homeschooling? Okay. I think it was very much mapping the adapting the already plain pedagogical approach a little bit to fit digitally. But there were some problems that arise for since now the students are no longer in the controlled environment of the school. So access to Wi-Fi, access to connectivity is then dependent on where you live or more the socioeconomic conditions of your family is something then that impacts. But that was managed very, very well, and there was also a national program bringing together these different stakeholders on national level to share experiences and to also create learnings for the future. So you would say, you would observe that since there was a ready environment, technologically ready environment for K-12, the methodology used had to evolve somehow, but was an adjustment of something that was somehow ready to embed this or to relate to these new conditions of interaction between. If
if you have the devices, it's more easy to use them than if you don't have them. You're already doing some of your assignments digitally. You have the patterns. I know, for instance, no one knew. Would we close down? There was a big pressure to close down the younger grades in Sweden as well. So I know my son, for instance, they had training in school to really be able to use Google Classroom for on their own at home, know how to do it if that would happen. So that also gave, there was a preparation in the grades that were not moved to homeschooling. Okay, so that is a good example of an environment that was... we had a discussion last week in another project where four different schools or school operators were sharing their experience from what happened and how can we use it for the future? What do the students say? And when they asked the students end of spring, do you want to go back to school as normal or do you want to continue studying from a distance? Approximately 50 to 60% said, we want to go back to school as normal. But others were, it doesn't matter, or I prefer studying from home. I see. So it was not that bad situation. You could also see the early indications on success factors. There is, if you have, if the technology works, and if the pedagogical approach is adapted to fit for distance learning, then there's very good chance. And then it's individual preferences. Either your personal preferences, if you prefer sitting alone or in a group. The other one is your living conditions. Of course. Those that have long time commuting, they were very positive to free up a couple of hours every day. Sure. Indeed. I understand. Well, that's great. Thanks for sharing with us the Swedish experience. We hope that we can all reach the Swedish level of readiness for technologically wise. Thanks again for your contribution and see you soon. See you soon, Donata. Thank you very much. Bye. Beh, come abbiamo visto, la situazione in Svezia è abbastanza peculiare. Non soltanto loro hanno applicato un approccio all'isolamento diverso, un po' più libero e in ogni caso frammentato, per cui in alcuni casi si è mantenuta la presenza fisica per i più piccoli nelle strutture scolastiche e per altri gradi equivalenti dalla scuola media in su si è attivato questo approccio dell'homeschooling. Come diceva Niklas, molto più facile attivare un approccio di questo tipo quando tutti gli studenti hanno una tecnologia a disposizione. È una politica, un approccio di politica pubblica in cui si vede che il digitale, la tecnologia è una nuova forma di veicolo di contenuti, quindi un'evoluzione che al pari del libro di testo può essere utilizzata per realizzare l'obiettivo di apprendimento. Chiederei adesso ad Edoardo Montenegro, che è cofondatore di Bitwile, adesso si trova in Danimarca, qual è la sua percezione dell'esperienza italiana e del futuro dell'EdTech? Ciao Edoardo, come stai? Ciao Donatella, molto bene. Molto bene. Ascolta, Edoardo è cofondatore di Bitwil e adesso Program Manager in Play and Learn in Copenaghen ed è in generale uno degli attori più longevi del panorama EdTech in Italia. Si è spostato più volte in Europa e quindi oggi, Edoardo, io ti chiederei
praticamente due cose. Uno, la tua osservazione di come le tech, cioè delle, le soluzioni tecnologiche, hanno penetrato o possono penetrare il sistema scolastico italiano e poi di darci la tua opinione su cosa sta succedendo a livello europeo. Beh, ti ringrazio. Intanto direi che siamo tutti dei piccoli, piccolissimi Highlander perché occuparsi di tech significa innovare dal basso. Occorre una grande resilienza per riuscire a costruire dei progetti che abbiano alcuni elementi di sostenibilità economica e portarli avanti nel tempo. Quindi questa è la prima nota di contesto. Occuparsi di tech, soprattutto in Italia, significa conoscere persone che fanno esperimenti, che cercano di cambiare le policy, che cercano di creare l'ecosistema. Questa è un po' l'urgenza. La mia personale esperienza ed è l'esperienza che insieme a Paolo, Pierluigi e Corrado ho fatto con Bitwill, una startup che si occupa di social reading e che quindi cerca di far leggere di più e meglio gli studenti a scuola, è questa. Noi siamo nati come progetto di innovazione culturale. Grazie alle risorse che in Italia hanno messo a disposizione soprattutto le fondazioni bancarie in ambito non profit per progetti di innovazione culturale, da Cariplo, Compagnia di San Paolo ed altre, credo che questo sia stato un elemento importante per far nascere tanta innovazione dal basso in Italia, proprio in modo grassroots, come si dice in inglese. In Italia c'è tantissima innovazione dal basso, noi siamo riusciti a costruire un network di circa 900 scuole in Italia. E come tu ben sai, Donatella, le iniziative che il Ministero dell'Istruzione è riuscito a porre in essere negli anni passati hanno creato quantomeno hanno, come dire, creato delle condizioni di contesto perché queste innovazioni potessero avere una visione verso la possibilità di scalare ad un Certo. livello più ampio. Se noi guardiamo le mappe anche solo di innovazione sociale, non soltanto legate all'educazione in Europa, vediamo che in Italia c'è tantissima innovazione bottom-up, che nasce da singoli Ok. imprenditori, da tanti insegnanti che hanno idee e progetti belli. La difficoltà che si incontra è scalare, replicare e scalare ad un livello sostenibile. Quindi che cosa accade tipicamente? Che i progetti che nascono in Italia per scalare poi cercano risorse altrove, perché il grosso limite è la mancanza di risorse economiche, il fatto che le scuole italiane non sono in grado di acquistare soluzioni edtech o legate all'innovazione in ambito educativo. Quindi la mia esperienza di piccolo imprenditore nel settore education è che noi siamo riusciti a sopravvivere non tanto in Italia, non tanto perché abbiamo venduto alle scuole, ma perché da un progetto culturale nato in ambito non profit, abbiamo fatto uno spin-off for profit con una startup ad hoc, che è un'entità separata, e che ha trovato alcuni progetti europei interessanti e poi una partnership, nel nostro caso, Bitwill ha fatto un progetto di open innovation con Pearson, di fatto il più grande editore nel mondo, e a dicembre lanceremo una nuova app per il social reading insieme. Capito. Quindi non tanto la prospettiva della startup, ma quella della piccola realtà imprenditoriale che fa open innovation con un partner industriale, perché Quindi il mercato per le startup non c'è in Italia. possiamo dire che nel campo education il pattern ricorrente è che una parte almeno la parte di avvio o una parte del business model delle tech è filantropico, in qualche modo Sì. filantropico, e che il meccanismo di sostenibilità poi deve essere testato e arrodarsi. Sì, io credo che in Italia noi abbiamo la fortuna di avere grandi esperienze in ambito non profit che gettano dei semi. Il problema è che il modello non profit di per sé e per sé non è sostenibile per come oggi lo vediamo in Italia. Le realtà non profit continuano a esistere. Nel nostro caso, ad esempio, l'associazione culturale che creammo nel 2012, Twitteratura, esiste ancora, svolge attività con le scuole laddove, come dire, continua a lavorare in un ambito puramente non profit facendo buone cose, ma laddove poi tu devi investire in tecnologia e cercare investitori e risorse per scalare come un modello di piattaforma, che è quello che ora sta facendo la startup Bitwill, non puoi restare nel non profit, in questo non profit, devi fare impresa, che è tutto un altro mestiere, infatti Certo. due governance,
due realtà diverse, persone differenti, eccetera, eccetera, ma soprattutto devi internazionalizzarti. Allora, qual è il discorso sull'Europa? In Europa queste condizioni sono più avanzate, gli ecosistemi sono più maturi, come ben sai, in Nord Europa, in Finlandia, in Svezia, in Danimarca, in questi paesi lo Stato investe tanto, investe tanto, investe bene, non solo nella fisicità delle scuole, nella connettività, nell'infrastruttura, ma anche tanto nel modello pedagogico, nelle sue ricadute e nella possibilità anche solo che gli insegnanti diventino imprenditori. Questo è un altro grande elemento. Ne parlavamo prima con Niklas, un punto che lui portava, la Svezia evidentemente è uno scenario privilegiato di welfare o di attenzione per le dotazioni scolastiche. Allo stesso modo lui sottolineava come anche in Svezia il grado di penetrazione delle soluzioni tech che un po' mutano il monopolio del libro di testo come centrale rispetto al processo educativo, diceva bisogna aiutare i docenti e le scuole ad essere dei buoni acquirenti di tecnologia o di edtech. Tu cosa dici? Sì, questo Niklas, che è anche un amico, ha assolutamente ragione. Cioè il collo di bottiglia è proprio nell'assenza di un marketplace digitale per le soluzioni edtech e learning innovation. Il Nord Europa si è più avanti perché le imprese hanno maggiore sostenibilità, dentro le compagini delle imprese ci sono esperti di pedagogia che spesso sono insegnanti diventati imprenditori, questa è una cosa assai ben vista, a differenza di quello che accade in Italia, questo favorisce l'innovazione. Le scuole un po' comprano, è un mercato business to government, vendi alle pubbliche amministrazioni, però se sei fortunato riesci a chiudere un contratto con un'amministrazione locale, una città, un ministero, riesce ad avere un pezzo di sostenibilità. La difficoltà che hanno le imprese anche qui è che magari impieghi 6 mesi per far sì che una scuola compri il tuo progetto. Perché? Perché la scuola, ad esempio, non accede ad un sistema di pagamenti voluto, quindi non può usare una carta di credito per sottoscrivere un servizio di piattaforma software as a service, ma soprattutto non ha un luogo dove gli insegnanti possono scoprire quali sono le soluzioni tech più adatte per i curricula locali, per i bisogni specifici di quell'insegnante e della classe. Cioè la domanda e l'offerta non si incontrano perché manca l'intermediario. Questo intermediario è un marketplace digitale che ancora non esiste. C'è in Nord Europa una bellissima iniziativa che si chiama Teach Millions, nata nel periodo Covid. È una iniziativa che ha come raggio d'azione il Mar Baltico, i paesi che si affacciano su questo mare. È un embrione di marketplace digitale, ma se io penso all'Italia, Generazioni Connesse, che tu conosci bene, era in embrione quella cosa lì, nata al MIUR, no? Quindi noi dobbiamo fare in modo che questo modello scali a livello mondiale e si crei una piattaforma digitale internazionale per le soluzioni tech, dove le imprese possono offrire e le scuole possono comprare. Diciamo che non è detto che sia un soggetto pubblico a dover fare da intermediario, è possibile che il mercato debba maturare sufficientemente per poter costituire questa piattaforma, rimane però, come sottolineavi tu, un problema, una questione relativamente alle sottoscrizioni, alle subscriptions e alla modalità di acquisto della pubblica amministrazione e dei centri di costo che appunto sono frammentati nelle diverse scuole. Questo probabilmente è anch'esso un lato da approfondire e da superare. Un'ultima domanda volevo farti rispetto a un po' provocatoria, rispetto appunto alla produzione da questa parte, questa volta, l'offerta di soluzioni e tech. Molte volte, sia nella nostra precedente posizione di policy maker al Ministero, sia ora, vediamo che le soluzioni tecnologiche, anche quelle maggiormente poi utilizzate dalle scuole, un po' alle volte si dimenticano del lato pedagogico. Niklas, Cecilia di Mindset continuano a stressare il punto che l'edtech ha bisogno, è un prodotto particolare, ha bisogno di una iterazione, prototipazione lunga per allineare l'oggetto dell'edtech alle effettive esigenze della scuola. È assolutamente così, e questa è la forza del modello scandinavo e finlandese.
Posso ricordare qui un altro amico, Neil O'Toole, fondatore di Advisor, il cui motto è sempre Ed before tech. Ed è proprio questo il problema. Gli esperti di tecnologia, gli sviluppatori di software e gli insegnanti non si capiscono. L'unico ponte possibile è costruito dalle start-up e tech e dai policy maker. Però è fondamentale che le competenze pedagogiche dentro le imprese e tech ci siano. E questo è uno dei grandi scarti tra Nord e Sud Europa. In Finlandia la figura principale dentro le startup e tech, di solito il fondatore, è un insegnante, un esperto di pedagogia. E attenzione, quando parliamo di pedagogia, io non penso alla scuola di Gentile e alla riforma del 1923, in cui il sapere passa per osmosi dall'insegnante bravissimo a qualunque studente. È un modello in cui l'insegnante è esperto non solo della sua materia, ma anche del modo in cui gli studenti apprendono. Certo. E quindi se ne è esperto a livello, diciamo, in ambito formativo, lo è anche quando va a usare gli strumenti di design thinking per realizzare un'app digitale. Certo. Se noi non facciamo questo lavoro qui, che è un grande lavoro di formazione, di educazione e anche di messa in discussione delle nostre convinzioni, delle nostre tradizioni, in primo luogo la scuola gentiliana, noi questo risultato non lo otteniamo e l'Italia perde un treno importante. Quindi questo è il lavoro che dobbiamo fare. Speriamo di non perderlo questo treno. Ci vediamo prestissimo, Edoardo. Grazie mille. D'accordo. A te, saltiamo tutti sul treno insieme e diciamo questa partita. Eh? Va bene, un abbraccio, buon lavoro, a presto, ciao. Buon lavoro. Ciao, ciao. Allora, Pier Giuseppe, abbiamo sentito di queste esperienze. Certo, sono molto diverse tra di loro. Cecilia ha un approccio naturalmente globale. Israele è il luogo delle start-up. In aggiunta, da tanti anni, attraverso il GESA, che è il Global Tech Startup Award, conoscono le esperienze da tanti paesi del mondo. Lei ci diceva che il 2020 è stato l'anno shock per il digitale, ha fatto fare un salto di velocità in avanti per le startup e per la comprensione del ruolo del digitale, che magari è diversa da quella che inizialmente si poteva attribuire, ossia non assolutamente non sostituto della struttura dell'apprendimento formale, appunto, che viene dal sistema scolastico, ma di complemento che deve essere ben integrato in una maniera molto pensata, molto accurata. E diceva Cecilia, non solo come oggetto che può far portatore di contenuti, ma deve essere integrato con delle esperienze che si occupano delle emozioni, degli skill sociali, che non sempre sono nelle piattaforme digitali, che magari alle volte si perdono e che devono essere complementate. Ma guarda, questo è un po' quello che è emerso anche a livello universitario, non solo scolastico. I miei studenti mi hanno detto: non abbiamo perso nulla a livello didattico, quello che abbiamo perso è la relazione tra di noi, è quella andare al caffè quando è il momento di crisi, è quell'incoraggiarsi, ma anche una cosa molto importante. Io capisco che c'è un problema quando vedo che a una mia difficoltà di studente corrisponde la faccia interrogativa dei miei colleghi. Allora capisco che il problema non è che sono stupido io, ma forse c'è un nodo, un passaggio un po' complesso. Ecco, questo mi è mancato, questo termometro sociale anche a livello didattico, e questa possibilità di condividere i momenti di stanchezza, di fatica o veramente il caffè da prendere insieme. Questo l'ho trovato anche all'interno della scuola. Nella scuola quello che sono serviti molto spesso questi momenti sono stati gli unici momenti in cui interagivano gli studenti. Sì. E credo che noi dovremmo ripensare il blended, come tu dicevi giustamente, perché ormai credo che difficilmente torneremo indietro dopo questa esperienza dal blended. Cioè abbiamo capito che certe cose funzionano bene là e certe cose funzionano bene in presenza. In presenza. Allora, però dobbiamo capire veramente come fare interagire la relazione e l'aspetto, chiamiamolo più di conoscenza, più didattico. E il problema è come integrarli in tutte e due le fasi. Perché ad esempio, certe volte il lavoro di gruppo può essere molto più interessante svolta a distanza che in presenza. Ma c'è anche un altro aspetto. Pensa a tutto il discorso dei compiti autentici.
al fatto che tu devi cercare di vedere, di muoverti. Se tu riesci a integrare presenza e distanza, riesci a spostare fuori quelle attività di ricerca dell'oggetto o anche di esplorazione del tuo spazio, che fatta a scuola ti porterebbe via molto tempo, ma non ti darebbe, non darebbe quell'autonomia allo studente che c'ha se lo deve fare per conto suo e si deve organizzare. Quindi anche andando verso la direzione del compito autentico, tu capisci il vantaggio, ma come dicevi tu, l'aspetto principale è ripensare la relazione. Cioè, che significa relazione? Molto spesso noi vediamo anche che il digitale viene utilizzato solo per contenuti, per fruire di contenuti. E dobbiamo pensare che sia il momento della classe che il momento fatto a distanza siano invece degli spazi di lavoro. Oggi, per esempio, credo che i nostri libri di testo siano troppo spostati sul erogare contenuto per i materiali digitali e raramente siano spazi di lavoro, di collaborazione o altro. Di pensiero, di esperienza, Di diciamo, esperienza. di esperienza. Quella dell'esperienza di apprendimento potrebbe in realtà essere un aspetto su cui puntare, un aspetto evolutivo su cui puntare nelle soluzioni digitali, perché ne parlavamo con Edoardo Montenegro, le soluzioni digitali in Italia sono state un po' condizionate dalla concezione che il digitale sia da una parte l'hardware, quindi l'oggetto acquistabile che si tocca, a cui si può dare un numero di magazzino, e dall'altra parte un'evoluzione del libro di testo, quindi dei contenuti che si trasformano, si dematerializzano, ma non ripensano l'esperienza di apprendimento. E invece, dicevamo, l'oggetto vero, l'opportunità che il digitale può offrire e che si deve cogliere è di aumentare l'esperienza di apprendimento, non riproporla in un ambiente tecnologico. Deve essere uno spazio di lavoro Deve essere e che un. è anche, con tutti gli aspetti emotivi che questo comporta. Uno spazio collaborativo, scritture collaborative, cioè quelle cose che poi diventano molto pesanti in altro spazio, difficili in altro momento. Addirittura parlavo con alcune scuole, dice adesso che noi siamo costretti a vivere a 1 metro di distanza, come facciamo a fare il lavoro di gruppo? Certo. Allora il digitale entra in classe. Cioè io posso fare una struttura collaborativa in classe e quindi il lavoro di gruppo diventa grazie alla tecnologia. Pensando anche al digitale, secondo me dovremmo anche superare la distinzione presenza-distanza. Non è la presenza senza digitale e la distanza il digitale, ma il digitale è trasversale a tutti e due gli ambienti. Cioè Tu ce l'abbiamo in classe e ce l'abbiamo fuori, così come le esatto. relazioni ce l'abbiamo dentro e fuori, Tu parlavi riprese. di metodologia, di tecnologia liquida, cioè che Sì. pervade l'attività. Sì, penso questo, penso che in classe noi dobbiamo ripensare l'uso delle tecnologie come supporto, cioè scrivere in modo collaborativo, fare una mappa insieme, cioè, ti permette di reificare queste concettualizzazioni, di arrivare a degli artefatti per poi confrontarsi. Certo. L'oralità è bella, però l'oralità si perde. Sì. Allora, abbinando la tecnologia è come se abbinassimo una nuova oralità che è supportata dalla scrittura e io posso poi ricorsivamente andare avanti e costruirla questa conoscenza. Perché poi questo è il problema. È come strutturo. Andiamo verso modelli sempre più complessi. Modelli che non sono più di conoscenza presenti nel libro, perché prima cosa faceva l'oralità? Non faceva altro che ripetere quella struttura che c'era nel libro. Se Certo. noi oggi vogliamo andare a costruire conoscenze come concetti colla che tengono insieme non solo quello che trovo sul libro, ma anche la mia esperienza e tutto quanto, io poi devo reificarla questa conoscenza, io devo vederla, rivederla fra 1 mese, fra 1 settimana e confrontare quello che ho io in mente con quello che c'hai tu. Allora capisci che il ruolo della tecnologia diventa fondamentale per questo modello diverso di conoscenza. Quindi non soltanto appunto di trasformazione digitale, ma di riconversione in materiale digitale, di conoscenza. È un concetto estremamente forte, è un Noi, aspetto. penso un'altra cosa, Donatella, dovremmo pensare anche che questa conoscenza che noi costruiamo è una conoscenza situata, cioè una conoscenza in cui lo studente inserisce quell'informazione che trova sul libro con quell'esperienza che ha fatto lui o con quello che ha acquisito nell'informale. A
a questo punto non è più una rete solo di conoscenza, ma è anche una rete di relazioni. Cioè esplicita quella rete il legame tra la mia esperienza, quindi la mia soggettività, le mie emozioni, quello che sono io, con te e con gli altri della classe. Allora noi potremmo anche vedere questa sovrapposizione di aspetti, chiamiamoli più cognitivi, con aspetti emotivi. Certo. Cioè ci deve essere anche in questa rete di conoscenza che creo l'emozione che purtroppo invece vediamo solo magari per su altri aspetti. Io penso che questa liquidità sia anche un'interazione diversa tra cognitivo ed emotivo. È molto tranquillizzante, nel senso che qualcuno potrebbe pensare che le tecnologie di per sé possono essere appunto un'infrastruttura arida, molto stretta, che comprime appunto alcune parti del processo di apprendimento o che le impoverisce. In realtà, come sempre abbiamo imparato a comprendere, si tratta dell'utilizzarle in modo efficace. Le opportunità ci sono sempre, magari serve un po' di sforzo in più o di conoscenza in più per poterle utilizzare nel processo di apprendimento in modo efficace. Quindi, per concludere, Pier Giuseppe, cosa pensi che sarà il futuro dell'interazione nel processo di apprendimento tra le persone, cioè tra l'uomo e queste infrastrutture digitali? Sei positivo o dubbioso? Ma io sono abbastanza positivo, anche se non dobbiamo essere emotivi su questo. Cioè, il fatto che evolva positivamente dipende dalla consapevolezza dei docenti, soprattutto didattica, dal superare certe visioni, luoghi comuni, appunto l'aridità delle tecnologie, però dobbiamo anche dire come e perché. Perché di per sé la tecnologia potrebbe essere molto arida. Certo. Il punto centrale è un po' quello che dicevi tu adesso, ed è se lo studente riesce a costruire, a creare con la tecnologia e nelle relazioni che ha, sia in presenza che a distanza, allora è soddisfatto. Cioè quello che produce lo carica anche emotivamente. Cioè io mi carico emotivamente se riesco ad andare avanti nel mio traiettoria personale. Interessante. Allora, in questo senso, se è un momento di costruzione, è un momento di relazione e tutto quanto, è positivo. Altrimenti al centro c'è quindi la didattica. C'è il progetto, ma deve essere un progetto che non deve limitarsi alla disciplina, ma deve vedere sempre più la persona nella sua complessità, in questo rapporto forte tra mente e corpo, in questo rapporto forte tra emozioni e conoscenza, che poi l'emozione ormai nelle nuove teorie è un modo di conoscere. Certo. Qui non è che c'è la sensazione e poi dall'altro la conoscenza, quindi questa integrazione è già forte perché nei nuovi modelli interpretativi l'emozione è un modo di reagire a quello che accade, quindi è una conoscenza veloce. Una conoscenza veloce. Fantastico. Grazie Pier Giuseppe per le tue parole e su queste parole di speranza chiudiamo e vi salutiamo tutti. Grazie. Grazie a te. A presto. A presto. We'll be right back.